sugar sweet. But so your kiss, honey, is awfully sweet. And so your... Allora, Presidente, prima di passare una domanda, si chiude il calciomercato del Crotone con l'acquisto di Caglioni? Ma penso di sì, anche se il calciomercato si chiude domani sera e aspettiamo almeno quello che può succedere entro domani. L'arrivo di Caglione è stato l'ultimo campionato della passata stagione, 39 partite col Modena e poi il suo trascorso. Ma sicuramente Caglione è stato una delle promesse del calcio italiano a livello di portiere. Ha fatto un ottimo campionato a Modena, è qui sicuramente per rilanciarsi. Speriamo che Crotone gli porta anche bene sotto questo punto di vista, perché è un ragazzo che ce la metterà tutta per dimostrare quello che è. Caglione, hai attraversato tutte le categorie, dalla Serie D alla Serie A, hai giocato, le hai fatte tutte. Sì, l'ho fatto un po' tutto. Tanto allora, ringrazio il Presidente e il Direttore che mi hanno fatto venire a Crotone, una sia città seria, poi a me che mi piace tantissimo il Sud, sono felicissimo di essere qua. L'anno scorso ho visto Modena, Sassuolo, Crotone, è stata una partita che ci hai dato abbastanza fastidio. Pensi di giocarti il posto da titolare con Concetti? Io mi alleno, dopo il mister farà lui le sue scelte, mi darò tutta la settimana e dopo il mister deciderà il sabato chi fa giocare. Caglioni, quando c'è il potere di cercare? 2 settimane fa. Ma ti stai già allenando? Sì, a casa da solo, in piscina, palestra, ancora no, sono i primi giorni ancora. Una cosa la volevo da solo, una cosa che volevo chi conosci di questi bravi ragazzi? No? Nessuno di persona, nessuno. L'anno scorso abbiamo giocato contro, per cui qualcuno così che conosco, però di persona lo vedo benissimo. Domanda? La società è ambiziosa, lei conosce il gruppo? Sì. Quindi gli obiettivi, il gruppo, la società, quindi gli obiettivi quali secondo lei possono essere raggiunti, questi obiettivi che si è prefissa la società? Sì, come vi ho detto, ho visto che la società è una società da seguire. Il gruppo ha ambizioni, buone ambizioni, tra cui mi ha fatto piacere scendere qua. Quindi un senso di responsabilità maggiore rispetto a un passaggio così comune. Certo, anche quello. Ti senti già pronto per scendere in campo? Hai pensato di avere bisogno di un po' di... Ma a Salerno, quando sono andato a Salerno, sono arrivato il giovedì, dopo 7 mesi che ero fermo, il giovedì mi ha fatto giocare la domenica. Subito pronti, però no. Dovrò aspettare un po' allenarmi. Senti, tu sei più adrenalini, quello che si vede, o sbaglio? Mi piace, sento tanto le partite, mi piace. Pure troppo. A volte sì. Però proprio al Sud mi piace di più ancora, sono più caldi. Più caldi. Soprattutto poi quando andrai sotto quella curva, ti caricheranno ancora di più. Quando sei abituato a quella di Messina, quella di Salerno, sono delle piazze importanti come questa. Senti, il Presidente nostro dice che ci dobbiamo salutare, l'ha detto pure a te, oppure... Non abbiamo avuto possibilità. No, non ho parlato. Lei parlava di salvezza a ottobre, però. Eh? Il Presidente parlava di salvezza a ottobre. Dopo siamo oltre la gente. Ma ottobre, per dire, magari dicembre. Prima possibile. Presidente, in che cosa, già che siamo alle battute finali, in che cosa si è caratterizzato questo calciomercato? Ma sicuramente c'è una crisi notevole finanziaria, non è solo quella del Crotone, ma in genere. Si vede un attimo anche dal non mercato delle grandi e di conseguenza anche le piccole come noi hanno il problema
prettamente di poter fare mercato, di ricevere e di poter poi acquisire calciatori. Oggi noi abbiamo una rosa di 27 calciatori, dovremmo arrivare alla cifra più o meno di 22-23 e vediamo in questo giorno e mezzo di poter cedere quelli che non hanno la possibilità quest'anno di giocare. L'ho visto andare a Vicenza. Noi Loviso lo sa benissimo com'è la situazione, c'è qualche squadra che lo richiede perché Loviso è un giocatore importante. Spero che entro domani abbia la possibilità di cambiare la casacca e poter giocare anche perché lo merita. È un ragazzo che sta con noi da un paio d'anni e è stato anche un ragazzo che ha formato il gruppo, perché è molto serio anche quando andava in tribuna. Se va a Vicenza ci sarà una contropartita di un calciatore che potrebbe arrivare a Crotone? Ma noi calciatori siamo a completo, abbiamo i reparti completi, oggi con Nicolas siamo riusciti anche a completare magari il reparto che ci mancava, fa parte dei tre portieri, ogni squadra ha tre portieri, ne avevamo solo due, il terzo è Nicolas. Poi negli altri settori, diciamo, negli altri ruoli siamo tutti coperti, dobbiamo fare c'è un doppione ogni ruolo e penso che la squadra sia al completo. Presidente, possiamo dire che gli acquisti più importanti del Crotone sono stati quelli di Gabriele Gabbianetti che alla fine non sono andati via? Ma io spero che Camilla, io spero che Camilla specialmente anche Campionetta facciano un campionato all'altezza delle loro possibilità tecniche. È difficile ripetersi, però io so che è un gruppo che ama il sacrificio, ama sicuramente aiutare anche i compagni e noi abbiamo puntato prettamente sugli uomini e poi anche sul fatto essere giocatore, prima sugli uomini e poi sugli uomini. A proposito di Giorgio Mercato, corrisponde in realtà l'offerta del pescare per Gabbianetti che è stato rifiutato oppure sono inseriti oggi di mercato? No, c'è un'offerta in cambio di un giocatore che non conosciamo nemmeno, onestamente, Maniero. Per me non sono offerte. Maniero? Okay. Non lo so, Maniero, non lo so. Okay. Un'offerta vera e propria non è arrivata. Quindi, Presidente, lei parlava di 27 in carico, che aveva 23-4-5 superi, anzi 3-4 superi. Però pare che ci potrebbe essere un ritorno, quello di Mazzotta, in cambio. Ma vediamo che cosa succede entro domani, potrebbe anche esserci un ritorno. Il problema è vedere che cosa succede entro oggi, domani. Avremo la rosa completa, entro domani finisce anche il mercato, che per me è anche lungo, che tra l'altro crea anche un po' di situazioni. Alla fine non c'è nemmeno correttezza fra alcune società che milita anche in Serie A. Quindi, quando la società deve fare un'offerta, la faccia, però deve essere anche un'offerta seria. Non è che noi facciamo calcio da un anno o due, siamo da 20 anni nel calcio, quindi sappiamo realmente come si fanno le cose. Lei è un presidente che ha le idee molto chiare, ha ereditato, ha preso questa squadra quando era ai minimi termini, diciamo, poi l'ha portata, le sue aziende sono partite dal nulla, le ha costruite tutte lei. Ha mai pensato, adesso mi consente una domanda, ha mai pensato di fare il sindaco? O di candidarsi a fare il sindaco? Minimamente, non ne parliamo proprio. Per un periodo ho fatto con il presidente di Confindustria e poi alla fine è successo quello che è successo. Non ci penso minimamente, anche se qualcuno ha visto i manifesti, dice ma perché non ti candidi a sindaco? Detto, veramente il manifesto mi sembro il cugino di Giovanni Rana. Quello dei tortellini. Dalla politica.